Buonasera a voi. Si ricomincia dalla trasferta, sono importanti contro la prima classifica. Intanto le chiedo come sta la squadra in generale. No, la squadra sta bene, i ragazzi stanno bene, chiaramente tranne i due diciamo infortunati come Terenzi e Bacoli, però gli altri ragazzi stanno tutti bene, stiamo lavorando bene. È chiaro che è una partita che viene dopo la sosta, quindi tutti ci aspettiamo di capire in questo momento come veramente sta la squadra, no? Perché non giocare per 10 giorni non sempre poi porta a benefici, no? Che tipo di avversario troveremo? Come insomma è possibile presentare questa squadra? Ma la classifica parla chiaro, in questo momento la Coggianco è primo in classifica, quindi sicuramente merita questo posto. Niente, una squadra fisica, molto fisica soprattutto, che fa forse della fase difensiva la migliore caratteristica che ha nei suoi giocatori. Niente, dobbiamo, noi poi al di là di quello che è l'avversario cerchiamo sempre di giocare nel modo migliore che è più consono per noi, al di là poi che l'avversario sia la Coggianco prima in classifica o in questo momento il Napoli che è ultimo. È il campionato che ti aspettavi in questo momento? Pensavi si potesse fare qualcosa di più o invece va benissimo così? Insomma, che pensi di questo inizio di stagione? Rispetto al campionato, sì, per le squadre che c'erano. Rispetto a Latina, sicuramente mi aspettavo di fare qualche punto in più, di trovarmi meglio in classifica, perché se torniamo al solito discorso, noi siamo partiti che non eravamo al completo, che ci mancavano 4 giocatori e adesso stiamo lottando per una cosa che magari se all'inizio eravamo al completo, oggi non ci stavamo manco a parlare, però purtroppo sì, queste cose succedono e ci dobbiamo adattare. Penso che abbiamo perso almeno 2 punti sicuramente. 2 punti sicuramente. Poi se vogliamo aggiungere io penso che un po' di più. Dal punto di vista personale come stai? Sto migliorando, cioè, la scusa di tutti e di chi non mi conosce ovviamente dirà che come ho saltato la preparazione sarà difficile per me in tutto il campionato. Beh, io questo un po' lo sento, lo credo ovviamente perché non è la stessa cosa fare una preparazione, però sto cercando di adattarmi nel migliore dei modi ai miei compagni. Fisicamente io credo che ogni volta mi sento meglio, con più fiducia che da parte me la dà il mister e sto tranquillo con quello, quindi non mi trovo malissimo. Sto a 10 gol, cioè la squadra sta lottando per un obiettivo importante, quindi io mi sento ogni volta meglio. Non sto al 100% perché mi conosco, però cercherò di arrivare. Senti Piero, questa Foggiano che dicevi, no? Te l'aspettavi così in alto, considerando che tu l'hai affrontata anche da Milievo nel precampionato? Pensare che potesse a questo punto quasi alla fine del girone andata stare lì? Ma è chiaro che la Coggianco è stata costruita per ambire diciamo alle prime posizioni. È normale che in un campionato del genere tutti si aspettano Pescara, si aspettano Asti, però in questo campionato dove veramente le squadre sono tutte in un stesso livello è chiaro che basta trovare degli equilibri come l'ha fatto la Coggianco, che poi può colmare quel gap con l'Asti e col Pescara, quindi, però comunque la Coggianco è stata costruita, c'ha 3 tribune, c'ha una tribuna under, quindi è stata costruita comunque per ambire alle prime posizioni. Poi in questo momento è primo in classifica, anche se ha giocato tutte le partite, farà l'ultima con noi, però è una squadra sicuramente per lottare per i primi posti fino alla fine, anche nelle eventuali, diciamo, sia Final 8 che diciamo finale scudetto, playoff scudetto, quindi forse non ci si aspettava prima in classifica, però comunque una squadra tra le prime 4. Ma poi anche tutti i giocatori e anche l'allenatore hanno chiaramente detto che era una squadra che poteva provare ad arrivare tra le prime 4. Senti, vincere con la Coggianco significherebbe ipotecare la finale? Sì,
matematicamente forse anche, perché poi ci sarebbe lo scontro diretto tra Asti e Caos, anche il Corigliano, quindi non è ipoteca, ma è matematica. Credo che a 16 punti una squadra sia dentro la Final League. Lucas, cosa ti manca per essere al top? Partite, giocare e tanto allenamento. Settimana scorsa, per dieci giorni ho fatto un lavoro a parte per quel punto che mi manca, che è il primo metro per saltare l'uomo, che è sempre stata una mia qualità e sento che ancora mi manca, però sono convinto di che tornerò a sentirmi come voglio. Partite, giocare, allenamento, no, non c'è altro da fare, penso. Queste settimane di lavoro siete concentrati su allenare particolari aspetti oppure... Ma no, diciamo che la partita del Corigliano ci ha... Chiaramente quando tu riesci a vincere una partita in quel modo ti dà molta fiducia, no? Comunque la squadra ha continuato a lavorare su quelli che sono tanti aspetti, sia tecnici che tattici, senza soffermarsi. No, abbiamo lavorato su tutto quello che poi alla fine è il nostro gioco, ma senza andare a focalizzare l'attenzione su un determinato aspetto o situazione di gioco. Io ho una curiosità per Lucas. Io ti ho visto giocare naturalmente i primi anni in cui militavi nella Dina, ed eri un giocatore che faceva specificatamente un ruolo, cioè giocavi da pivot come punto di riferimento offensivo e praticamente dal punto di vista tattico sicuramente avevi meno compiti magari e avevi anche un'esplosività, forse anche un istinto sottoporta maggiore rispetto a quello che effettivamente negli ultimi tempi probabilmente hai avuto. Questo tipo di modifica tattica, che sicuramente ha giocato dal punto di vista del collettivo, perché ha permesso anche alla squadra di lievitare, di salire, perché tu adesso dai un contributo, sei un giocatore tutto fare, non è che ti ha fatto perdere un po', diciamo, di quelle qualità che tu effettivamente avevi nei primi anni di Latina? Beh, credo che le differenze ci stanno, prima perché i primi anni era una Serie B, e mo siamo in Serie A con tutti i giocatori, affrontando ogni fine settimana giocatori nazionali, e penso che il livello sia alzato tantissimo. E con rispetto a quella cosa che dici, che magari ero più efficace o no, cioè ripeto, sto a 10 gol in una Serie A che il massimo c'ha 12, penso. Quindi non credo sia così male, anche soffrendo questa cosa fisica che di saltare la preparazione. Poi i più compiti che mi devono a me mi fanno più sicuro di me stesso, perché se il mister, credo che il mister analizza bene ogni partita per tanto farmi giocare in 4-0 come de più offiso, dipendendo dalla squadra avversaria, quindi io mi sento comodissimo e più sicuro facendo i compiti anche difensivi, perché credo che quella sicurezza mi aiuterà tanto per la nazionale. Non voglio soltanto fare quello che tocca la palla per ultimo e la mette dentro, mi sento importante anche chiudendo, salvando un gol, come si dice? Cercando di fare una parte difensiva che magari nessuno si aspetta. Quello mi rende anche felice, perché so che un giorno nazionale non avrò misure di sbaglio, cioè, margine errore. Quindi sto tranquillissimo, non sento manco difficoltà. Arrivati, chi è che ti ha sorpreso in positivo di più, anche se di forti, però magari un giocatore
Li conoscevo da vederli magari qualche volta, però come no, non giocavo magari tanto tempo nel nostro campionato, e te posso dire tutti, però io li vedo allenare e si allenano diverso da quando giocano. Quando giocano sono, io penso, mostruosi. Borja Blanco, tanto Arnaldo come Corso, però Borja, cioè io so che i migliori tempi di Borja mi dimostra che è un fenomeno, cioè, poi come persona. Io prima quando mi chiedono di un giocatore, io prima guardo la persona e poi come nel gioco, però tutti e tre mi hanno sorpreso, non mi hanno sorpreso perché ero convinto di che facevano bene, infatti lo stanno dimostrando. E sono troppi solidari nel gioco. Grazie mille, grazie.